Ogni festa, ogni capodanno, come la piccola Isabella riceveva altri regali più costosi, un crocefisso d'argento, un rosario coi Gloria Patri d'oro, un libro da messa rilegato in tartaruga per imparare a leggere, nascevano altre guerricciole, altri dispettucci delle alleanze fatte e disfatte a seconda di un dolce e di un'immagine data o rifiutata. Si vedevano degli occhietti già lucenti d'alterigia e di gelosia, dei visetti accesi dei piagnistei che andavano poi a sfogarsi nell'orecchio delle mamme, in parlatorio. Fra tutte quelle piccine e in tutte le famiglie succedeva lo stesso diavoleto che Mastro Don Gesualdo aveva fatto nascere nei grandi e nel paese. Non si sapeva più chi poteva spendere e chi no. Una gara fra i parenti a buttare il denaro in frascherie e una confusione generale fra chi era stato sempre in prima fila e chi veniva dopo. Quelli che non potevano proprio o si seccavano a spendere l'osso del collo per il buon piacere di Mastro Don Gesualdo si lasciavano scappare contro di lui certe allusioni e certi motteggi che fermentavano nelle piccole teste delle educande. Alla guerra intestina pigliavano parte anche le monache secondo le relazioni, le simpatie e il partito che sosteneva oppure voleva rovesciare la superiora. Ci si accaloravano fin la portinaia, fin le converse che si sentivano umiliate di dover servire senz'altro guadagno anche la figliuola di Mastro Don Gesualdo, uno venuto su dal nulla, come loro, arricchito di ieri. Le inimicizie di fuori, le discordie, le lotte di interessi e di vanità passavano la clausura, occupavano le ore d'ozio, si sfogavano fin là dentro in pettegolezzi, in rappresaglie, in parole grosse. «Sai come si chiama tuo padre? Mastro Don Gesualdo. Sai cosa succede a casa tua? Che hanno dovuto vendere una coppia di buoi per seminare le terre». Tua zia Speranza fila stoppa per conto di chi la paga e i suoi figliuoli vanno scalzi. A casa tua c'è stato l'usciere per fare il pignoramento. La piccola Alimena arrivò a nascondersi nella scala del campanile una domenica per vedere se era vero che il padre di Isabella portasse la berretta. Egli trovava la sua figlioletta ancora rossa, col petto gonfio di singhiozzi, volgendo il capo timorosa di veder luccicare dietro ogni grata gli occhietti maliziosi delle altre piccine, guardandogli le mani per vedere se davvero erano sporche di calcina, tirandosi indietro istintivamente quando nel baciarla la pungeva con la barba ispida. Tale e quale sua madre. Così il pesco non si innesta all'olivo. Tante punture di spillo. La stessa cattiva sorte che gli aveva attossicato sempre ogni cosa giorno per giorno, la stessa guerra implacabile che era stato obbligato a combattere sempre contro tutto e contro tutti, e lo feriva sin lì, nell'amore della sua creatura. Stava zitto, non lagnavasi, perché non era un minchione e non voleva far ridere i nemici. Ma intanto gli tornavano in mente le parole di suo padre, gli stessi rancori, le stesse gelosie. Poi rifletteva che ciascuno al mondo cerca il suo interesse e va per la sua via. Così aveva fatto lui con suo padre, così faceva sua figlia, così deve essere. Si metteva il cuore in pace, ma gli restava sempre una spina nel cuore. Tutto ciò che aveva fatto e faceva per la sua figliuola l'allontanava appunto da lui. I denari che aveva speso per farla educare come una signora, le compagne in mezzo alle quali aveva voluto farla crescere, le larghezze e il lusso che seminavano la superbia nel cuore della ragazzina, il nome stesso che le aveva dato maritandosi a una trao, ma il guadagno ci aveva fatto. La piccina diceva sempre, «Io sono figlia della trao, io mi chiamo Isabella Trao». La guerra si riaccese più viva fra le ragazze quando si maritò Don Ninì Rubiera. «Se è vero che siete parenti, perché tuo zio non ti ha mandato i confetti? Vuol dire che voi altri non vi vogliono per parenti?» Isabellina, che rispondeva già come una grande, ribatté «Mio padre me li comprerà lui i confetti!» «Ci siamo guastati coi Rubiera, perché ci devono tanti denari!» La figlia della ceraiuola, che era del suo partito, aggiunse tante altre storie. Il baronello era uno spiantato. La Margarone non aveva più voluto saperne. Sposava donna Giuseppina Losi, più vecchia di lui, perché non aveva trovato altro, per amor dei denari. Tutto ciò che narravasi nella bottega di sua madre, in ogni caffè, in ogni spezzeria, di porta in porta.
Nel paese non si parlava d'altro che del matrimonio di Don Ninì Rubiera. Un matrimonio di convenienza, diceva la signora capitana che parlava sempre in punta di forchetta. Con gli anni la capitana aveva preso anche i vizi del paese, occupavasi dei fatti altrui, ora che non aveva da nascondere dei propri. Allorché incontrava il cavalier Peperito, gli faceva un certo visetto malizioso che la ringiovaniva di 20 anni, dei sorrisi che volevano indovinare molte cose, scrollando il capo, offrendosi graziosamente ad ascoltare le confidenze e gli sfoghi gelosi, minacciando il cavaliere col ventaglio, ma a dirgli che era stato un gran discolaccio lui e se si lasciava adesso portar via l'amante era segno che ci dovevano essere state le sue buone ragioni, prima o poi.